Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qui. Anche oggi un'altra strada, un altro passo in avanti verso il mondo della partecipazione. Stiamo, come sapete, la partecipazione è da sempre protagonista di questa amministrazione e questo è solo un passo in più, non è la prima, non sarà sicuramente l'ultima degli interventi sulla partecipazione, dove ascoltiamo e apriamo alla consultazione dei cittadini e prendiamo con i cittadini le nostre decisioni. E lo abbiamo fatto in passato, possiamo andare avanti? Grazie. Lo stiamo continuando a fare proprio perché il nostro obiettivo è quello di condividere le scelte che facciamo con i cittadini, quindi i cittadini potranno da oggi partecipare anche su questo nuovo, è una piattaforma, ma poi vedremo di dettaglio di cosa si tratta. L'obiettivo è chiedere loro come spendere di fatto 16-17 milioni di euro circa, ma su questo poi l'assessore Montori mi darà ulteriori dettagli, e quindi insieme come riqualificare quel territorio. Ci sono strumenti, due modalità con cui verranno coinvolti i cittadini nella partecipazione: da una parte focus group, dall'altra che sarà attraverso una piattaforma dedicata, ma verrà scelto tra i cittadini del municipio ottavo, perché è lì che di quello stiamo parlando, e verranno estratti a sorte dal database anagrafico 50 cittadini che potranno quindi proporre idee, individuarle, commentarle e proporle per gli interventi poi che dovranno essere finanziati dall'amministrazione capitolina. Questo da un lato. Dall'altro tutti, ma proprio tutti, cittadini dell'ottavo potranno online esprimere la propria opinione, presentare proposte, e di tutte le proposte che arriveranno ne verranno prese in considerazione soltanto quelle che avuto almeno 50 conferme da parte dei cittadini, cioè devono essere piaciute almeno a 50 persone. A valle di questo primo processo ovviamente verrà fatta una valutazione che sarà sia tecnico che amministrativa che finanziaria di queste proposte, verrà fatta a cura sia del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica che del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, la Ragioneria Generale per ovvi motivi e la direzione del Municipio Ottavo. Le proposte che verranno valutate fattibili da questo tavolo accederanno poi a una successiva consultazione online da parte dei cittadini dell'ottavo municipio. I componenti di questo tavolo di cui parlavo, quindi dei dipartimenti, potranno contribuire al miglioramento, al completamento delle idee progettuali proposte in modo da poter affinare il tiro. La durata massima della fase di valutazione sarà di circa 2 mesi. E abbiamo individuato 2 tipologie di categorie proposte sulle tematiche da trattare, quelle ritenute prioritarie dal focus group e dai cittadini dell'ottavo, quindi la partecipazione, che verranno ovviamente, come dicevo, approvate online, dall'altra quelle che sono proposte di intervento ritenute prioritarie da questa amministrazione, che sono state già in qualche modo individuate anche frutto di progettualità esistenti, perché ci sono già ovviamente dei progetti in essere. Come funziona la votazione online? Le proposte vengono pubblicate su una piattaforma per il voto finale da parte degli aventi diritto. La votazione si svolge online ed eventualmente abbiamo pensato anche a ipotesi di cittadini che, pur volendo votare, non hanno competenze, capacità o non hanno internet. Dobbiamo definire insieme dei punti assistiti dove votare. Potrebbero intanto essere utilizzati i 25 punti Roma Facile che abbiamo messo sul territorio già da tempo. La votazione online resta aperta per 14 giorni, quindi ogni cittadino dell'ottavo municipio potrà esprimere un massimo di 3 preferenze, in modo da poter delimitare anche l'ammontare delle preferenze sulle 2 categorie che abbiamo proposto.
Poi la direzione competente del Dipartimento, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con un provvedimento comunicherà l'esito della valutazione finale, rispettando ovviamente la graduatoria, e quindi la Giunta Capitolina, nell'ambito dell'adozione degli atti relativi al bilancio di previsione, adotterà tutti gli atti di competenza per la realizzazione degli interventi che sono stati votati dalla cittadinanza. Io direi che assessore o vai tu? Ok, Luca Montanà, sì, sapete chi è. Allora. Sì, Montori, perdonatemi. No, ma va bene. Allora, innanzitutto grazie, anche io devo ringraziarvi di essere qui, devo dire che questo lavoro è stato un importante lavoro di squadra che si è svolto tra giunta e consiglieri in maniera organica per arrivare a definire nel miglior modo questo percorso, che è un percorso che ci permette di impegnare gli oneri derivanti dalla chiusura di una vicenda annosa che del Comune di Roma, che è quella di Piazza dei Navigatori, ma che non è oggi l'oggetto di questa comunicazione, ma è, diciamo, un processo che ci ha permesso, condotto finalmente a termine, di avere a disposizione delle importanti cifre che l'amministrazione ha deciso di spendere nel territorio di riferimento e tutte quante per realizzare importanti opere di urbanizzazioni mancanti, perché si tratta di un territorio che, come molto spesso è avvenuto, ma in particolare in quelle aree, ha visto pesanti impegni di edificatori senza che venissero mai realizzate le opere di urbanizzazione e i servizi necessari a sostenere le stesse. Quindi crediamo sia molto importante la fase partecipativa, perché coinvolgere i cittadini nella discussione, nella definizione delle priorità o delle opere è nodale per questa amministrazione, e perché noi siamo convinti che il racconto dei territori non possa essere che un racconto di scambio tra chi i territori li vive e chi i territori li deve amministrare. Quindi è un racconto che non sempre arriva dal centro verso l'esterno, ma molto spesso ha bisogno di una narrazione diversa da quella che poteva essere quella di un tempo, una volontà di dirigere le trasformazioni. Il percorso partecipativo lo ha già illustrato l'assessore Marzano. Io credo che gli aspetti più tecnici poi verranno e sono allegati a questa delibera e verranno poi illustrati anche dai consiglieri. Quello che dobbiamo dire è che per noi è motivo di grande soddisfazione riuscire appunto a proporre ai cittadini un reale percorso di trasformazione di questo territorio, collegando non solo a dei desiderata, ma anche all'espressione dei bisogni e delle modificazioni di questi negli anni, per una trasformazione che è legata effettivamente a una struttura di bilancio e quindi a un impegno da parte dell'amministrazione di tipo economico. In questo momento noi stiamo anche verificando quelli che sono i progetti già esistenti nell'area di riferimento e quanto anche è stato fatto a livello di associazioni o altre diciamo, realtà territoriali per raccogliere anche indirizzi e indicazioni, proprio per costruire il percorso partecipativo non soltanto come un contenitore vuoto all'interno del quale ricevere idee, ma proprio per strutturare insieme una vera e propria discussione sul territorio. Io a questo punto credo, non so se io passo la parola al Donatella Iorio, grazie, e presidente della Commissione Urbanistica del Comune. Grazie, buonasera a tutti. Continuando appunto il discorso che faceva l'assessore Montuori, io tengo a ribadire che nella delibera che abbiamo votato in Assemblea Capitolina lo scorso marzo, un punto del deliberato era appunto quello sul processo partecipativo. Noi abbiamo vissuto in Commissione Urbanistica, anche ascoltando i cittadini di quel territorio, la ferita che Piazza dei Navigatori aveva in qualche modo lasciato, perché era una convenzione rimasta incompiuta, e quindi ci sembrava giusto e opportuno cogliere l'occasione di quella delibera per in qualche modo ribaltare quella che era una
situazione precedente in positivo. Quindi ricoinvolgiamo i cittadini, la cittadinanza, nella decisione di riappropriarsi non solo di quegli spazi, ma di poter decidere come spendere questi 17 milioni nel proprio territorio. Per noi è di fondamentale importanza quindi ascoltare le necessità e le esigenze dei cittadini che quel territorio lo vivono, e per questo fu inserito allora quel punto in delibera. Oggi noi stiamo discutendo di una delibera ulteriore che delinea, come diceva l'assessore Marzano, quello che sarà lo svolgimento del processo partecipativo e che è stato approvata quindi in giunta, che però ha tra gli allegati un allegato per noi politicamente importante, che è quello che definisce le linee guida tematiche delle idee, dei progetti, delle proposte che i cittadini potranno avanzare. Per noi infatti è importante che queste proposte siano ovviamente in linea con le nostre linee programmatiche della sindaca Raggi che abbiamo votato all'inizio del nostro mandato, quindi coloro che si accingeranno a partecipare avranno diciamo un filo conduttore da seguire. Gli interventi sul territorio che potranno essere proposti sono quindi interventi che riguarderanno l'ambiente, il paesaggio, il verde pubblico, la mobilità sostenibile, l'accessibilità, la riqualificazione degli spazi pubblici. Quindi noi accoglieremo tutte queste proposte che poi vedranno saranno votate online, e per noi concludo dicendo che questo è veramente un momento importante, perché riusciremo per la prima volta in questa consiliatura anche a sperimentare attraverso il voto online una partecipazione più ampia possibile di tutti i cittadini di un territorio. Grazie. Passo la parola al consigliere Sturni. Grazie. Come Presidente della Commissione Roma Capitale, nel corso dell'anno 2017, come sapete, e poi in Assemblea Capitolina è stato approvato un nuovo statuto. E Roma Capitale dal 20 marzo 2018 ha un nuovo statuto che è formalmente entrato in vigore e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E vado a ripercorrere sulla base di tutto quello che è stato detto un po' come siamo arrivati fino a questo punto, e farò questo breve intervento ripercorrendo un po' gli atti che sono stati approvati per far capire come poi di fatto l'approvazione di uno statuto ha dato modo poi di arrivare fin qui. Nello statuto oggi in vigore, nell'articolo 8,1 è stato introdotto il diritto alla partecipazione democratica elettronica, che è ripreso dall'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale, per cui Roma Capitale favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti. Questo è il primo punto che era stato inserito all'interno dello statuto, che oggi è in vigore e che dà la possibilità quindi all'amministrazione e a tutte le amministrazioni, non solo questa ma tutte quelle che verranno anche dopo di questa, di poter garantire ai cittadini la possibilità di partecipare online. Il secondo punto invece riguarda l'articolo 8,1, anch'esso in vigore, dello Statuto di Roma Capitale, che riguarda il bilancio partecipativo, che è un po' la sperimentazione di cui stiamo parlando oggi. È un primo passo che istituzionalmente porterà l'amministrazione a confrontarsi con questo modello che è nato nel 1996 in Brasile, e all'interno appunto dello Statuto è stato introdotto questo principio, oltre tutta una serie di ulteriori cose. Roma Capitale, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento popolare e il maggior livello di democrazia diretta e trasparenza, promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente attraverso il bilancio partecipativo. Oggi vengono messe sulla base di questa delibera di giunta delle prime linee guida su quello che poi sarà il futuro bilancio partecipativo di Roma Capitale. E infine l'articolo 11,1 sempre dello Statuto di Roma Capitale, dove viene data quindi la possibilità alla Giunta
o all'Assemblea comunque capitolina di promuovere tutte le forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina anche con il corso a tecnologie informatiche e telematiche, quindi aprendo di fatto a tutti quei modelli di consultazione online che garantiscono ai cittadini da casa di poter esprimere una loro preferenza su delle questioni riguardanti la città. A questo poi è seguita la delibera di cui è stato prima citato insomma un po' l'estratto, quindi la delibera della riqualificazione di Piazza dei Navigatori, e successivamente insieme a questa delibera l'Assemblea Capitolina ha approvato un ordine del giorno. È un ordine del giorno che è stato appunto approvato dall'Assemblea Capitolina e che dava già alla Giunta l'impegno di approvare di fatto la delibera di cui stiamo parlando oggi, quindi fissando già delle linee guida che sono poi entrate a far parte diciamo a tutto tondo all'interno di questa deliberazione di Giunta. Questo per capire che dallo statuto della Capitale oggi noi con questa delibera di Giunta vediamo la concreta attuazione di un percorso da un punto di vista amministrativo e istituzionale che comincia a produrre i suoi effetti e che può produrre diciamo, i suoi effetti nei confronti di tutti i cittadini e in particolare dell'ambito di riferimento. Passo la parola alla sindaca Virginia Raggi. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io provo un attimo a tirare le fila di quanto è stato detto fin qui. Noi abbiamo sostanzialmente assistito a due percorsi che si sono uniti. Abbiamo da un lato avviato uno sviluppo urbanistico di un progetto, di un'area sulla quale insistevano già una serie di progetti, quindi tanto l'assessore Montuori quanto la presidente Iorio e la commissione da tempo hanno messo le mani all'interno di questo groviglio di atti che si sono succeduti nel tempo e hanno cercato di sbrogliare la matassa. E alla fine di questo percorso sono venuti fuori 17 milioni di euro che il Comune riceverà, circa 17 milioni di euro che il Comune riceverà. Dall'altra abbiamo invece un percorso completamente diverso che hanno portato avanti l'assessore Marzano e il presidente Sturni e che riguarda, come vi è stato raccontato, tutto il tema della partecipazione. La partecipazione che, come sapete, è un tema caro al Movimento 5 Stelle. Noi siamo cittadini che hanno iniziato a interessarsi alla cosa pubblica perché secondo noi la politica e la cosa pubblica non funzionava a dovere. E abbiamo voluto metterci in gioco in prima persona e abbiamo detto quello che manca secondo noi nella vita politica del Paese e delle istituzioni è la possibilità per i cittadini di capire cosa sta succedendo, di conoscere come vengono prese le decisioni e di poter decidere consapevolmente del loro futuro. E quindi abbiamo avviato il percorso di modifica dello statuto, abbiamo attivato regolamenti per disciplinare gli istituti di partecipazione diretta, insomma abbiamo iniziato a lavorare su tutto un altro filone. A un certo punto queste due cose abbiamo deciso di unirle e abbiamo fatto un altro test. Come sapete il primo è stato quello sul PUMS, il primo vero test è stato quello sul PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, che consentiva ai cittadini di votare in rete delle proposte relative a soluzioni di mobilità all'interno della città di Roma, ma non aveva la quotazione degli interventi. Adesso abbiamo voluto, come dire, alzare un po' l'asticella e mettere un elemento in più. Non solo i cittadini potranno decidere, proporre e poi decidere quali interventi effettuare, ma saranno informati sul costo di quell'opera, di quell'intervento, perché noi abbiamo 17 milioni da far ricadere in opere di urbanistica su un territorio. E quindi ogni proposta sarà studiata dall'amministrazione, ne sarà valutata la fattibilità e sarà quotata in qualche modo. Quindi è come, permettetemi la banalità, è come se un cittadino dovesse andare a fare la spesa, ha un carrello e inizia a mettere dentro quello che ritiene più opportuno, stando nel limite di spesa. È un test, è un bel test di bilancio partecipato. E perché è un bel test? Perché di fatto noi stiamo chiedendo ai cittadini di provare a fare delle scelte importanti e consapevoli all'interno del loro territorio. E la consapevolezza viene data dal fatto che, oltre a chiedere alle persone di cosa ha bisogno quel territorio,
gli diciamo anche di avere un occhio alla spesa che quel dato intervento comporta. Ed è un modo con il quale tanto tempo fa dicevamo come vengono spese, noi vogliamo sapere come vengono spese le nostre tasse, come vengono spesi i soldi dell'amministrazione. Ecco, così i cittadini iniziano a capire come possono essere spesi determinati fondi non vincolati e che quindi sui quali possiamo, come dire, aprire dei ragionamenti, come vengono spesi quei soldi. L'amministrazione dice che in questo caso possiamo sceglierli insieme. E secondo me è un bel modo di riattivare un percorso di cittadinanza attiva e di cittadinanza consapevole che a nostro avviso è fondamentale per la sopravvivenza di una democrazia piena, sana e libera. Io a questo punto non posso che ringraziare le persone che sono sedute qui al tavolo con me oggi, le persone e i consiglieri che fanno parte delle commissioni urbanistica Roma Capitale, perché hanno passato anche nottate a ragionare su come far, come dire, come incastrare, come creare questo meccanismo, che è qualcosa che fino ad oggi non c'è mai stato. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato tanto fino all'ultimo, perché in effetti talvolta alcune delle nostre proposte, devo dire, trovano un po' spiazzati i nostri uffici, perché non si è mai lavorato così, però si sono dimostrati, come dire, pronti, reattivi e si sono messi in gioco. Quindi è un percorso che di fatto ha innovato una parte dell'amministrazione stessa. Quindi io ringrazio tutti per aver creduto in questo progetto che oggi vede un po' la luce e che presto sarà a disposizione dei cittadini. Grazie. Ci sono domande sulla conferenza, inerenti? Emiliano Rotta, Agenzia Dire, però ne avrei una su un tema che va oltre la conferenza, se mi è permesso. Dipende. Sindaca, buongiorno. Il giorno dopo, diciamo, il fattaccio di ieri, l'incendio a questo autobus, c'è già un avete aperto un'indagine per capire cosa è successo? C'è il rischio che questo possa accadere ad altri autobus della flotta che comunque sappiamo sono molto vecchi? Lo sa che rimbomba e non si sente? Scusi. Magari la facciamo a margine così, insomma. Ma. Ok. Ci sono altre domande sul tema? No, sì. Si sente. Buonasera Sindaca, Monica Di Sisto di Asca News. Ieri nel quartiere è stato lanciato da un comitato, che è quello che segue da tanti anni questa vicenda, una consultazione proprio su questo tema, è una campagna contraria però, diciamo, alla creazione del terzo palazzo. Avete intenzione di dialogare anche con loro? Avete in mente, diciamo, degli appuntamenti dedicati o entreranno nella consultazione più generale? Grazie. Ne raccogliamo. Sì. Buongiorno, Luisa Monforte di Omni Roma, e una domanda è: quando partirà questa consultazione online, da quando è disponibile? E l'altra, se avete già dialogato con il futuro candidato presidente dell'ottavo municipio per il Movimento 5 Stelle. Sembra che non sia ancora, ci sia un nome ufficiale, però questo progetto dovrebbe promuoverlo in campagna elettorale. Ok, terminato? Allora vai. Sul terzo palazzo rispondo io. Allora, per quanto attiene il programma urbanistico di Piazza dei Navigatori, diciamo, si sono spese molte parole, è un progetto che viene da molto molto lontano, da prima del 2000, 1996, da uno scambio di aree nell'amministrazione che promette ad alcune persone alcune cose in cambio da delle aree. Per un progetto che ha seguito un percorso molto molto lungo, con vicende giudiziarie, ricorsi, controricorsi, e che noi crediamo di aver affrontato con serietà. Con serietà, valutando tutte le possibili opzioni e capendo qual era la soluzione migliore per l'amministrazione. Crediamo di aver intrapreso questa, di non voler lasciare ancora aperta una ferita sul territorio e quindi sviluppare nuovi contenziosi,
perché siamo convinti che avrebbero portato danni al territorio invece che benefici, e crediamo che aver recuperato 17 milioni sono la parte, tra l'altro, che verrà versata a seguito del fallimento dei proponenti che avevano realizzato già il primo edificio e l'albergo, ma oltre altri 13 milioni sono le opere che verranno realizzate per il completamento del programma urbanistico. Parliamo quindi di più di 31 milioni di opere che il territorio rischiava di perdere, forse anche in virtù di slogan, semplificazioni anche che erano state fatte della vicenda, e quindi crediamo che la nostra posizione sia la posizione più corretta nel contesto in cui ci troviamo. Abbiamo dialogato con tutti, dialogato democraticamente, mettendo sul tavolo i dati, e crediamo, ripeto, che questa sia la soluzione migliore. Ora noi vorremmo dialogare per spendere questi 17 milioni e quindi di questo parliamo oggi. Se poi c'è qualcuno che pensa di poter promettere cose e poi non è in grado di portare avanti, dialogheremo anche con loro spiegando perché abbiamo scelto una strada, spiegando di nuovo perché abbiamo scelto una strada piuttosto che un'altra. Grazie. Se posso, aggiungo un elemento a quanto già detto dall'assessore Montuori. Il processo partecipativo in questo caso si affianca a tutta una serie, è ovvio, di strumenti che già esistono all'interno dell'amministrazione, sono previsti allo statuto, e ovviamente tutta una serie di interlocuzioni o confronti, anche se in alcuni casi ci sono già stati, ma se serve ci potranno ovviamente anche riessere. Ma di fatto questo è un elemento molto importante. Questo processo si affianca a tutti gli altri strumenti esistenti, è un di più rispetto a quello che prima magari non era precisamente dettagliato e previsto dalla regolamentazione e dalla disciplina di Roma Capitale, quindi è un diritto, diciamo, aggiunto, se possiamo così dire, una possibilità in più che non c'era. Quindi ovviamente fermo tutte le altre possibilità e tutti gli altri strumenti che oggi l'amministrazione ha per dialogare, per parlare, per spiegare nuovamente, diciamo, le decisioni già assunte dall'amministrazione. Grazie.